Commedia, Croce o Delizia. In realtà è un titolo che abbiamo scelto noi, ma forse è stato un discreto autogol, perché è un pochino un argomento vasto e sicuramente non saremo in grado di dare una risposta, perché è un pochino troppo, diciamo, pretenzioso. Allora, ci siamo in realtà lasciati andare a quelle che potevano essere una serie di riflessioni, e quindi siamo partiti da quello che era il concetto di mass media, però pensando a qualcosa di, a una prima forma di mass media, cioè il teatro e la letteratura, e ci siamo chiesti: ma qual è attualmente la relazione, sostanzialmente cosa volevano in passato quelli che creavano, diciamo, una rappresentazione o comunque un'opera, cosa chiedevano a chi invece fruiva di quell'opera? E abbiamo citato Coleridge, stiamo parlando del 1817, Coleridge, riferendosi a, diciamo, alla produzione poetica sostanzialmente, chiedeva una cosa, cioè quella di operare una volontaria sospensione del dubbio momentaneo, ossia sostanzialmente quello che viene definito il cosiddetto patto narrativo, ossia la sospensione dell'incredulità. È quel tacito accordo per cui il lettore compie una parziale momentanea sospensione delle facoltà critiche e accetta come se fosse vera una storia che sia, in larga e diversa misura, una storia fittizia. Stiamo parlando del verosimile. È vero che esiste una quarta parete, cioè definita come un muro immaginario che è posto di fronte al palco di un teatro. Ora qua pensatelo in maniera un pochino più lata, perché parlo di teatro, ma intendiamo forse qualsiasi forma di mass media, attraverso il quale il pubblico osserva l'azione che si svolge nel mondo dell'opera rappresentata. Se da un lato questo era quello che chiedeva Coleridge, dall'altro invece, per esempio, Bertolt Brecht fu famoso per rompere deliberatamente la quarta parete, cioè per incoraggiare il suo pubblico a pensare in modo più critico su ciò che stava guardando, e così creando un effetto un po' stridente, che era una sorta di effetto di alienazione. E qual era lo scopo di questo meccanismo? Quello di produrre sostanzialmente una sorta di capacità critica nello spettatore, in modo tale che da un lato credesse che quello che stava vedendo era comunque qualcosa che gli ricordava la realtà, quindi la rappresentazione, ma dall'altro fosse in grado di sviluppare una capacità critica e di conseguenza lo guardasse in maniera meno passiva. E allora ci siamo chiesti: ma ad oggi i mass media che si rivolgono al fruitore cosa fanno? Stimolano il pensiero critico e inducono a vivere la rappresentazione in modo meno passivo? E se ciò che rientra nel rappresentato facesse di più, ossia fosse il contrario, cioè rompesse la quarta parete, ma fosse troppo verosimile e quindi diffondesse nella realtà? Cioè, se cambiassimo prospettiva, e scusate il gioco, ma questa immagine l'avete vista all'inizio, non so cosa avete visto, sono dei cavi dei fili dell'alta della luce sostanzialmente, ma se li guardate attentamente possono essere anche degli elefanti africani. Ebbene, è veramente questo? Cioè, cosa vuole adesso chi fruisce dei mass media? Questa parte forse in un certo senso è la croce, perché implicitamente è richiesto dal pubblico una sorta di modellino semplificato della realtà, ossia qualcosa che respinge la complessità sui grandi problemi e vuole un modellino semplice, definito e facilmente riconoscibile, proprio come i personaggi e le storie dei teleromanzi. Ebbene, accanto a questo cosa succede? Che indipendentemente dai contenuti che vengono portati, la psiche in realtà ha bisogno di difendersi dall'eccesso di dati informativi, e secondo alcuni autori c'è una sorta di barriera psichica protettiva, in gran parte inconsapevole, che tutela dalla sovrastimolazione mediante una sorta di regressione dell'io, in cui le funzioni cognitive della critica e della discriminazione sono ridotte, quindi esattamente l'opposto rispetto a quello che diceva Brecht. È come se la capacità razionale in qualche modo venisse, diciamo, ridotta. Quello che non viene ridotto però cos'è? È il dinamismo delle emozioni, quindi se da un lato c'è meno capacità razionale, dall'altro la comunicazione viene percepita emotivamente in maniera molto forte, e di conseguenza, diciamo, si ha una sorta di separazione tra queste due componenti. Ebbene, di tutte le informazioni che vengono trasmesse, soltanto una parte è soggetta quindi a una mediazione razionale, mentre il rimanente viene percepito dalla psiche in modo diretto e in gran parte inconsapevole. Cosa ne succede? Se la psiche però compie un innalzamento della soglia, oltre la quale viene prodotta una risposta emotiva, cioè sostanzialmente razionalmente è necessario sia un abbassamento della soglia, però la risposta emotiva ha bisogno di stimoli sempre più forti per essere prodotta, allora si offrono all'audience livelli di produzione sempre maggiori, che la stessa audience accetta purché ci si metta sopra dei sapori forti
che sono per lo più rappresentati dalla violenza, dal sesso e dal sensazionalismo. Il fatto è che più si impiega questo genere di spezie, più si educa la gente a richiederle. È qualcosa di abbastanza forte, questo è l'aspetto, diciamo, della croce nei mass media. Ed è vero che l'effetto che se ne produce è che c'è una fame sempre più inesauribile di informazioni, e dall'altro anche un po', diciamo, un aspetto maniacale, un po' illusorio, che sostanzialmente l'informazione possa essere posseduta tutta. E si creano, diciamo, dei gruppi, o sostanzialmente, visto il campo, le persone che fruiscono dei mass media come dei campi gruppali, dei gruppi in cui però viene persa un pochino l'individualità e si va incontro a quello che è un fenomeno di depersonalizzazione, in cui l'individuo sostanzialmente sta all'interno di uno spazio in cui si percepiscono la lontananza e la vicinanza, e si crea l'illusione di una sospensione del tempo e dell'immersione, appunto, in uno spazio in cui, diciamo, manca sostanzialmente un luogo e un tempo. Di fronte a una situazione in cui la depersonalizzazione sostanzialmente, quindi l'individuo non esiste di per sé, ma esiste all'interno di un gruppo collettivo, quello che secondo me potrebbe essere invece una delizia è, diciamo, riportare il tutto a un ambiente micro, quindi passare dal macro al micro, quindi benvenuti in uno studio. Non voglio dire che lo studio dello psichiatra sia il luogo unico dove questo può avvenire, però visto che stiamo parlando di psichiatria mi sembrava giusto provare a riportarlo qua. Ossia, è possibile che in realtà quello i mass media, che vengono quindi vissuti in un certo senso come qualcosa che non induce per forza alla critica, possono essere invece sfruttati se utilizzati in associazione assieme a qualcuno per capire di più anche quello che le persone vogliono comunicare? Ossia, se usiamo i mass media e il richiamo ad essi come una sorta di sogno occhi aperti, riusciamo forse ad aiutare le persone che abbiamo davanti? E qui cerco di rispondere in maniera molto più semplice di quello che ho fatto adesso, portando dei casi clinici, ossia portando delle persone. Per esempio, questa ragazza, Lucia, ha 20 anni e ha un episodio depressivo. Molto difficile per lei parlare, molto difficile descrivere il suo mondo emotivo. Un giorno ha sostanzialmente fatto riferimento a un video che aveva visto su Facebook, e lo farò vedere anche a voi. His name is depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He would surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought pleasure suddenly ceased to. In pratica è la, diciamo, quella che è la visione, sostanzialmente una descrizione della depressione. Quindi racconta tutti quelli che possono essere i sintomi, e lo fa utilizzando un linguaggio molto semplice che è stato capito molto da Lucia, che l'ha utilizzato per chiedere: ma io ho questa cosa? E in associazione a questo mi ha parlato di un altro telefilm che stava vedendo. Avrei avuto anche quello, ma non so se me la sento di farvelo vedere, quindi ve lo descrivo e vedrete soltanto l'immagine. Ed è un telefilm che si intitola 13 ragioni perché. In pratica parla della storia di questa ragazza che si è suicidata e ha creato 13 cassette spiegando in ognuna il motivo che l'ha indotta a suicidarsi. 13 cassette, videocassette, ognuna indirizzata a una persona che secondo lei è stata, diciamo, colpevole, o comunque è stata una causa del suo, esatto, del suo suicidio. Una cosa abbastanza forte. È tra l'altro un telefilm che è stato molto discusso, è stato tratto da un libro che è un best seller, è stata approvata una seconda serie, cioè dopo la prima serie ci sarà la seconda, non so come sarà strutturata. Anche in questo caso cosa è successo? In realtà Lucia ha portato un tema di cui è difficile parlare nell'ambito in generale, soprattutto forse per una ragazzina, e ha detto: io forse ci ho pensato, e ho pensato però che per fare una cosa del genere bisogna essere tanto arrabbiati. Questo soltanto Lucia, diciamo, ma anche Raffaella, per esempio,
una donna di 59 anni che ho conosciuto per un episodio depressivo in una paziente bipolare, è arrivata da me un giorno e mi ha detto: ma ho visto un film l'altra, diciamo al cinema, molto bello. Mi è piaciuto molto perché ha un modo particolare di raccontare, diciamo, gli eventi, però la cosa che più di tutto mi ha colpito è che quest'uomo, che è il papà di questa famiglia, non so se avete visto il film, praticamente si isola in un certo senso in un mondo suo e cerca di educare i figli in quel mondo, e parallelamente si svolge però una storia molto triste, che è quella della moglie, che è affetta da un disturbo bipolare, che poi diciamo muore, e poi non vi racconto più di tanto perché magari qualcuno non l'ha visto. Quello che lei mi ha detto è: ma anch'io faccio la stessa cosa, cioè anch'io a volte cerco di isolarmi così tanto dal mondo pensando di poterlo cambiare e di evitare di affrontare i problemi. È stato uno spazio di riflessione, perché di nuovo ha portato comunque un aspetto di se stessa. Uguale, Maria mi parla di se stessa attraverso di nuovo un riferimento a un telefilm. E pensate che io in questa presentazione credevo che i video fossero la parte forte, quindi tenete conto di questo. Questo telefilm, che non avete visto, si chiama Untitled State of Tara, e racconta di questa madre di famiglia che è affetta da un disturbo dell'identità. Lo fa in maniera abbastanza grottesca, nel senso che sono proprio delle identità molto caratterizzate, quasi stereotipate. E questa ragazza mi ha detto: ma io ho sempre pensato di avere un disturbo d'identità, quando ho visto quel telefilm ho pensato no, forse non è così. E di nuovo ha potuto dialogare di questo aspetto. Ugualmente Giulia mi dice: è uscito un film bellissimo che vorrei tanto vedere, ho visto soltanto il trailer, e il film si chiama Fino all'osso, è un film praticamente attuale, ecco, dovrei uscire prima. E racconta della storia di questa ragazza anoressica, e quindi di tutto il percorso, di tutto il percorso che di cura, insomma, prima di accettazione della malattia e poi del percorso di cura che probabilmente la porterà non so a cosa, perché non ho visto il film. Insomma, Giulia era molto interessata perché comunque riguardava un tema che le interessa tanto, perché è quello che stiamo affrontando assieme in terapia. E una delle sedute dopo mi è arrivata in studio disperata dicendomi: però ecco, abbiamo parlato del fatto che io devo capire come sono fatta, devo anche accettare che forse non posso piacere a tutti, ma ho messo dei miei disegni su Facebook e su Facebook ho ottenuto pochissimi mi piace. Ecco, questa è stata una... Allora guarda il film, la protagonista fa così. Ah, ecco, esatto. Non okay. Suicidare le anoressiche, praticamente fa diventare anoressica pubblicando i suoi disegni. Perfetto, credo che le piacerà tanto questo film, spero che ne riusciremo a pensare un pochino. Ecco, ed era veramente disperata. Speriamo, ce l'abbia il suo. Che cosa? Speriamo che i suoi disegni di fatto non abbiano così successo come quello del film. Diciamo che gli ho chiesto di vedere i disegni, ecco. E i disegni non avevano quell'aspetto, raccontavano la storia di una ragazza anoressica e di come pensa, quindi il modo in cui conta le calorie e sostanzialmente hanno anche uno scopo positivo, perché lei voleva dire: non fate quello che faccio io, ecco, fate qualcosa di diverso perché così si sta male. Era veramente disperato, perché diciamo vi ho portato questi esempi. Perché quello che mi sono chiesta è se non è tanto il fatto che ci siano dei telefilm, dei siti, dei social che parlino della malattia psichiatrica in un certo modo, ma il fatto che manchi la possibilità di confrontarsi con qualcuno a riguardo, con qualcuno che non sia soltanto virtuale, ma con qualcuno che sia lì in un determinato momento e che ci sia realmente, in modo tale che si passi da quello che è un rapporto, che in un certo senso è molto narcisistico, di utilizzo diciamo del mezzo, dove la persona in realtà è se stessa, porta a se stessa, ma non ha una risposta per forza in tempo reale. È come se in un certo senso se la suonasse, se la cantasse a volte. E quello che cambia è se c'è qualcuno davanti con cui realisticamente può parlare di quello che lo coinvolge. Quindi credo che possano diventare anche una delizia nel momento in cui passano dalla dimensione universale alla dimensione singola e molto reale, cioè nel mondo reale davvero.